Ragazzi, buonasera amici, bentornati a una nuova puntata delle ricette di Tony. Ragazzi, che dire, buonasera a tutti. Da poco sono ritornato, sono stato un po' in giro. Dopo il lavoro sono andato in frutteria, ho preso degli champignon, dei pomodori, del prezzemolo. Quindi, raga, stasera voglio fare una barchetta di pane con dei funghi, del prosciutto cotto, dei pomodori, quindi del prezzemolo. Quindi sono andato al panificio e ho preso un bel filatino di pane. Eccolo qua, raga, vedete? Ecco qua, ho preso questa bella sfilatina di pane, quindi noi andremo a tagliare in due, lo apriremo e raga, lo andremo a farcire con dei funghi che andremo ora a saltare nella padella con un po' di prosciutto cotto, quindi prezzemolo, ci metteremo delle fettine di pomodoro sopra, quindi raga, una cosa simpatica, quindi faremo questa barchetta di pane ai funghi e pomodoro, quindi una cosa leggera, quindi la verità non ci sono molte cose nel frigo perché un po' per il tempo, quindi non sono sceso a fare la spesa, quindi ho preso quattro cose, quindi raga, poi faremo delle ricette più particolari, quindi questa è una cosa, una sorta di panuozzo, una specie di bruschetta. Il pane lo andremo ad aprire, lo metteremo 5 minuti sotto al grill, giusto il tempo di dorarsi un po' all'interno, perché questo è fresco, io l'ho preso ora. Vedete com'è croccante? L'ho preso ora al panificio, quindi era bollente ora che la ragazza che me l'ha dato, quindi va bene così. Quindi non ci vuole niente, 4-5 champignon. Ora primo passaggio che ci andremo a fare, ragazzi, ce ne andremo a lavare. Andiamo a lavare, andiamo a tagliare a fettine, quindi in una padella con un po' d'olio, uno spicchietto d'aglio e li faremo andare. Quindi poi mantecheremo con un po' di prezzemolo e io ci metterò un po' di latte perché questa sera li voglio che devono legare un poco, quindi una goccetta di latte al posto dell'acqua e che vi darà quella cremina, quindi non useremo né vino bianco né niente, quindi un po' di latte e un pizzico di salsa di soia che ora vi farò vedere. Quindi raga, primo passaggio ci laviamo i funghi e li andiamo a saltare nella padella. Allora raga, abbiamo lavato i champignon, mi raccomando lavateli bene perché rilasciano molti residui di terriccio, quindi la terra va tutta eliminata. Una bella manciata di prezzemolo. Ho preso questi pomodori, raga, che sono uno spettacolo di Valencia, un sapore dolcissimi, che dopo li andremo a comporre sopra la nostra barchetta di pane. Quindi raga, ho fatto qui il filo d'olio con l'aglio, quindi appena l'aglio inizia a sfrigolare, buttiamo dentro i nostri champignon, li facciamo saltare con un po' di sale, un po' di pepe, sfumiamo con un goccetto di salsa di soia. E poi andremo con una tazzina scarsa da caffè di latte, quindi raga, pochi secondi, quindi continuiamo la nostra ricetta, una ricetta simpatica, quando non avete poche cose, quindi fate una sorta di panuozzo, un bruschettone, io la chiamo barchetta di pane, funghi e pomodoro, quindi raga, semplicissimo, va bene? A più tardi. Ecco qua raga, abbiamo salato, abbiamo pepato, ora aggiungiamo un goccetto di salsa di soia, sfumiamo e poi andiamo con il latte. Quindi tutto così, e voilà, giusto una goccetta, vedete? Che rilascerà questa bella cremina. Quindi raga, facciamo evaporare tutta la salsa e andremo con un po' di latte. Quindi raga, ricetta simpatica, quindi proseguiamo e facciamo cuocere i nostri funghi. Una volta che la soia si è evaporata, andiamo con il latte. Quindi, raga, aggiungiamo il latte e terminiamo in cottura.
In questo modo qua, una volta che tutto il latte sarà evaporato, mantechiamo con il prezzemolo e i nostri funghi sono pronti, quindi poi ci occuperemo del pane e dei nostri pomodori. Quindi, ragazzi, proseguiamo. Ragazzi, vedete, i nostri funghi sono pronti. Ora li togliamo dal fuoco e li mettiamo in un piatto a raffreddare. Quindi sono venuto proprio bene, ho fatto una salsina con il latte, con la salsa di un sapore unico. Poi smorzerà il contrasto con il pomodoro, quindi sarà una barchetta di pane speciale, quindi da provare, provatele ragazzi. Ora togliamo i funghi dalla padella e ci iniziamo a preparare il pane. Ragazzi, il pane così, 5 minuti sotto al grill, quindi l'abbiamo tagliato, lo tostiamo e montiamo il nostro panino. Nel frattempo i nostri funghi stanno qua. Vedete che bel colore, questa è una variante da provare, li potete fare come contorno, vicino a una salsiccia, vicino a un hamburger, o come li sto facendo io sul pane, qualcosa di fantastico, quindi hanno un bel colore caramello, quindi buonissimi. Ora ci iniziamo a tagliare i pomodori, aspettiamo un po' di prosciutto cotto e vi faccio vedere il montaggio della nostra barchetta di pane, quindi ragazzi, pochi minuti e ci siamo. Allora ragazzi, il pane si è tostato, vedete come si è tostato bene? E ora prendiamo la nostra barchettina, ci mettiamo i funghi sotto, il prosciutto cotto affettato e i pomodori sopra. Quindi, primo strato, andiamo con i funghi. Ragazzi, il primo strato è fatto, quindi vedete con i funghi sopra, già così andrebbe bene. Quindi, ora ricopriamo con le fettine di prosciutto cotto e il pomodoro all'ultimo, quindi raga, proseguiamo. Raga, ecco il prosciutto e ora aggiungiamo i pomodori. E voilà, ragazzi, ragazzi miei, ragazzi cari, la nostra barchetta di pane è pronta, quindi vedete? Bellissimo, sotto ci sono i funghi, la cremosità che li abbiamo fatti cremosi, poi ci sono il prosciutto sopra e la freschezza del pomodoro. Raga, questo è un panino proprio da Champions League, quando sta la partita è il massimo, quindi fatelo, lo potete fare con tante varianti, se vi piace il salame mettete il salame, se vi piace non lo so il würstel, quello là a fette con le olive anche ci va bene, quindi raga, un panino semplice, quindi con una bella birra vicino, come sempre, o un bicchiere di vino, quindi tostate il pane 2 minuti, quindi raga, quando non c'è niente nel frigo ci si inventa qualcosa, quindi per non mangiare il solito panino con l'affettato abbiamo una cosa più elaborata. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta per supportarmi sul canale, quindi un abbraccio a tutti quanti voi, so che molti di voi state in vacanza, quindi state in ferie, beati voi, quasi lavoro ancora, quindi e niente, dai, non ci lamentiamo, quindi ci facciamo questo bel panino questa sera, quindi lo accompagneremo con qualcosa, con un vino bianco, non lo so, anche con una Coca-Cola, quindi se non siete amanti dell'alcol. Raga, un saluto a tutti, un abbraccio caloroso, questo video lo dedico a tutti i ragazzi di Santa Maria Salome, del mio quartiere, quindi raga, un abbraccio a tutti quanti voi e alla prossima, quindi ci sentiamo su Facebook, ci sentiamo su YouTube, la mia pagina ufficiale, Antonio Sepe, ricette, viaggi e tante altre cose. Quindi, raga, ci sentiamo. Ciao!